Sognavo i grandi piatti da chef, ma ho fatto un panino. Buono, pure senza prosciutto. Dove gli ingredienti sono un po' a braccio. Fantasia, ma... fantasia. Vabbè, ma lo scopo di questo frammat è farvi sentire a casa nostra. Casa. Il relax. Sì. Mentre il papà cucina, sì. Si brucia, si no. Schiaccia un dito. No, non so brucia. Le cose, lo scopo è la convivialità. Quella. Ma facendo qualcosa di buono. Ci siamo, sì, con un nuovo frammat di altissima cucina. Altissima, sì, da Masterchef, esatto. Vai. Oggi prepariamo un panino. Ma come il panino? Io pensavo le cose da chef, il merluzzo del panino, del mar, ma del capisci, Piru. Non posso fare il merluzzo del mar del Piru Piru. La gente vuole cucinare cose semplici, cose che ha anche a casa. Vabbè, facciamo il panino, che sarà buono. Esatto, il panino è buono perché c'ha... il prosciutto. No, questo non ha il prosciutto. Ma come fai un panino? Non metti il prosciutto. Fidati, la prima cosa che serve è ovviamente il pane. Quello preso al forno la mattina, sì, presto, alle 5 del mattino, quello croccante, quello... Ma questo? Questo è del supermercato. Esatto. Perché chi si alza alle 5 del mattino per andare a prendere il pane? Tu? Non ci ho mai pensato. Questo panino sarà vegetariano. Non è che se non piace a te il prosciutto non lo devi mangiare sì nessuno. Sì che mi piace il prosciutto. Questa è una ricetta iniziata male che finirà peggio. Vai con gli ingredienti. E il bello che nessun ingrediente di questa ricetta è obbligatorio. No. Potete decidere voi in base, sì, ai vostri gusti, giusto? Mi sembra ovvio. Ognuno le ricette le fa come vuole. Sì. Qual è la cosa che piace meno di un panino? Tu che lo prepari e poi il pane. Bravo. Ma soprattutto tu. E qui il primo trucco. Ecco, adesso è un video di magia. Condire il pane. Certo. Non lo fa nessuno, no. Non lo fa, ma è la cosa più importante. Io lo faccio, eh. Un filo d'olio. Di che è buono? Di quello buono, olio extravergine d'oliva. Ma devi aggiungere, come nell'alta cucina, devi dire più cose. Olio da olive. Colte al volo sotto un albero di pesco al tramonto. Quelle. Ecco, uno esatto. Chef. Pizzico di sale. Pizzico. E qua la fantasia, perché il pane se lo dimenticano tutti, ma in realtà condito è buonissimo. Origano. Se avete il rosmarino, se avete insomma qualsiasi quello cosa. Che trovate in giro. Quello... E ora velocissimamente prendiamo il pane e lo mettiamo su una piastra a scaldare. Fanno usare? So. Vai. Pulire come i veri chef. Pulire, importante. Pulire. Avocado. Tac, sac, trac. E via. Non fare il furbo, che ti mastico. E lo schiacciamo con la forchetta. Volendo per non farlo diventare scuro, non farlo ossidare, si può aggiungere del succo di limone. Ma noi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, esatto, bravo. Pizzico di pepe, pizzico di sale e un goccino d'olio. Quello buono. Accendiamo una padella, filo d'olio. Buono. Cipolla. Un po' come il soffritto, se non la metti non sa di niente. Niente. Fine. Io vado perché a vederti mi viene da piangere. Sulla piastra andremo a grigliare anche una melanzana. Radicchio trevigiano che in padella è una bomba però. Un petardo. Sei. Pomodorini. Ma quelli li voglio vedere, prendimi. Sì. Prendi, dai, su. Le. Mi sono appena lavato le mani, me le devo rilavare. Sì. Nella padella con la cipolla e lasciamo andare. Libertà. Ora, se non avete la melanzana, se non avete il pomodorino, potete mettere le zucchine, le carote, la cicoria, il merluzzo d'acqua dolce pescato nel Mar Franco, anche il merluzzo. Andiamo a prendere le nostre melanzane. Passo agile. Cotte alla perfezione. Bravo. Pomodori e cipolla sono cotti e li mettiamo un attimo da parte. Ancora un filo d'olio e dentro il radicchio. Che è buono anche così. E ora l'ingrediente principale. Fammi vedere. Vieni qua. Voglio vedere. Grazie. Devo rilavarmi le mani un'altra volta. La mozzarella. La cisciona. Di latte munto a mano. Dillo, dai. Da un allevatore. Sì. Non da me, io l'ho presa. Al supermercato. Non avete la mozzarella. Va bene lo stracchino, va bene il taleggio, va bene il capriccio di formaggio che volete. Tutti, va bene anche tutto. Il Rashford. Guarda che bella la cisciona. E l'altra la mettiamo da parte. Me ne fai assaggiare un pezzettino piccolo? Sì. Piccolino. Piccolo, eh? Mamma mia, che emozione. Che buona la cisciona. Mi lavo le mani. Ecco. Il radicchio è pronto, lo mettiamo in un piattino e ora andremo ad assemblare il panino. Altissima ingegneria. Sì, il pane è dorato alla perfezione. Biondo. Per step, avocado. Bella distesa d'avocado. Radicchio. È caldo? È ancora caldo, sì. Melanzane. Mozzarella. Mozzarella.
E per finire, pomodorini con la cipolla. Vai, preciso, sopra. Questa fetta vogliamo lasciarla così? No, bisogna mettere... La maionese! Ma la maionese è quella buona, quella fatta in casa, montata, le uova fatte in casa. Sì. La faccio subito. Vai, gira. Si stappa. E non si apre il tappo. Come non si stappa? Sì. Sul tavolo non c'è niente. Non riesco a levare l'etichetta argentata. Ma non è che se ne accorgono. Ma non se ne accorgono. Scusa. La metto qui nel barattolino, lì l'ho fatta io, capito? Ed ecco qui la maionese perfetta fatta in casa proprio sull'altra fetta di pane. Si vede ad occhio, si vede. Si vede subito ad occhio la maionese fatta in casa. Sì. Certo. Andiamo a chiudere il super panino. Mostralo con lo zoom. Vai, fallo vedere con lo zoom. Guarda che roba. Sarà buono? Sì. Sac. Guarda. Un capolavoro, è venuto un capolavoro. Non te lo posso far assaggiare, ma la mozzarella ce n'è ancora un pezzettino. Ma che pezzettino, c'è un chilo di sicione. Pacino. Panino da professionista. Professionista, sì. Bravo. L'assaggio. Come i grandi chef. Com'è? Si è sporcato tutto. E questo lo facciamo assaggiare alla mamma. L'ho fatto io, figurati. Prego. Pulisci, che sei tutto sporco. Com'è? Buono! Lo sapevo! Hai visto? Si può fare un panino con poco! Niente! E anche senza... Prosciutto! Prosciutto, bravo! Ma se dovesse capitare prosciutto, sai che per me... Bene, sei contento? Sì, insomma! L'avresti mai detto? No, però ormai ho occhi solo per lei! Lasci sonno, guarda che bello! Sì! Me ne dai un pezzettino? Sì! Mamma, mi commuovo quando la guardo! Dai, che tutto sommato è andata bene, è stata una bella ricetta. Andiamo. Ricordati, Ascisione.